Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite una scrittrice. In questo punto a questo punto la domanda più spontanea, più semplice forse oggi, in questo momento, è quella: se dovessi descrivere e utilizzare un personaggio eventualmente in un libro futuro, come rappresenteresti Paola? Allora, anzitutto ciao Pietro, ciao a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Se dovessi scrivere un altro libro, allora io lo sto già scrivendo, ma non c'è nessuno che possa in quel momento assomigliarmi, quindi eventualmente dovessi decidere di scriverne uno in frammento, penso che mi descriverei come una sorta di caleidoscopio, quindi una persona con tante sfaccettature, tanti colori, a seconda di come tu muovi l'aggeggio, no? Quindi con tanti interessi, tante sfumature, quindi ovviamente tanti difetti, come penso tante altre persone, almeno mi auguro, e qualche pregio, insomma, qualche piccolo pregio. Io mi descriverei così: una quercia con delle radici profonde e sicuramente con dei rami che sfrecciano nel cielo. Quindi piedi ben piazzati per terra, ma sempre comunque con lo sguardo verso i propri sogni. Penso che mi descriverei così in un libro futuro. E a questo punto parliamo del primo lavoro che hai fatto. Quando nasce questa idea di scrivere questo libro e soprattutto da cosa hai tratto ispirazione? Ma il casolare sull'Aia, ti dirò, al di là del titolo che mi è venuto proprio il giorno che mi sono messa alla tastiera, in realtà la storia era un po' che io la volevo raccontare. Volevo mettere su carta quello che è il grande amore che io ho sempre provato per i miei quattro nonni. Solo che non sapevo bene come fare per non risultare magari anche banale. Alla fine si è creato questo personaggio che è Stella. E da lì, grazie a lei, a cui ho prestato questo amore per i miei nonni, sono riuscita, a far raccontare una storia. Quindi c'è una storia contemporanea che è quella di Stella, di tutte le sue, diciamo, della sua vita, di quello che lei fa abitualmente tutti i giorni, e questi incontri che lei, per effetto di un qualcosa che accade grazie alla musica che non svelo perché poi lo si scopre nel libro. In questo casolare lei riesce a incontrare i propri nonni, che ovviamente sono scomparsi anni e anni prima, e a cambiare tutta la propria esistenza. E tutto, diciamo, si basa su questo grande amore che continua nel tempo, al di là della morte dei suoi nonni. Quindi ho voluto raccontare in sostanza questo nel casolare. Nella realizzazione del libro, c'è qualche aneddoto che ricordi in particolare, che momento in cui hai scritto quel momento, quel frame, perché a volte si parla di frame memorici, e tu che cosa ti ricordi? Cioè, la sensazione che hai provato un momento in cui poi non solo che l'hai scritto, ma poi l'hai riletto e dici: guarda, effettivamente pensavo così, ma in realtà me lo ricordo diversamente, o forse me lo ricordo perfettamente com'era. Ma guarda, ti dirò che la prima cosa strana è stata proprio il là di questo libro, perché come ti dicevo prima, io avevo in mente un po' la storia di per sé, ma non sapevo come organizzarla, cioè non volevo fare un qualcosa che fosse già stato scritto da qualcun altro. Ed è stato proprio mentre ero in sella alla mia mountain bike sulle colline moreniche, che sono delle colline bellissime, piene di vigneti, quindi anche un po' ispiratrici, perché sei in mezzo al verde, in mezzo alla natura, ho capito come realizzarlo. E la chiave di volta è data proprio dalla musica e dalla modalità in cui la musica stessa, nel libro fa avvenire certe cose. Forse è quello, ed è andata meglio di quanto io l'avessi immaginato prima di cominciare a scriverlo. Perlomeno questa idea che mi è venuta mentre pedalavo. Quanto è importante a questo punto? Tu hai citato spesso e volentieri la musica. Quanto è importante
nella vita, perché a volte la musica ti emoziona, a volte ti racconta qualcosa. Quando sei triste ascolti una canzone, quando sei felice ascolti una canzone. Cioè, però quanto è importante alla fine la musica e quello che viene raccontato nella musica? La musica, perlomeno io parlo per quanto mi riguarda, sin da piccola ha avuto una grandissima importanza, anche perché, come mi è capitato di spiegare ad altre persone in altre situazioni, insomma, io quando ero piccola vivevo in una casa che era piena di musica, perché mia mamma amava tantissimo l'opera, quindi Puccini, Verdi, poi amava anche cantautori italiani come De André, mio padre ascoltava altre tipologie di musica un po' più sul Raul Casadei, Julio Iglesias, quindi la musica c'era sempre in tutte le stanze, quindi noi, io e i miei fratelli, di conseguenza abbiamo cominciato ad amarla, poi io, vabbè, ho fatto degli studi di chitarra, ho studiato canto, quindi la musica fa parte delle mie giornate, non potrei immaginare una giornata senza la musica, che appunto ti catapulta in un mondo parallelo sicuramente, ti dà anche sollievo o allegria a seconda di come tu ti senti. Abbiamo visto una copertina comunque con colori semplici, ma descrizione effettivamente di un paesaggio molto semplice, però che descrive, alla fine racchiude molto, un pensiero molto complesso alla fine. Sì, è un po' anche il libro, se vogliamo, la copertina. Per la copertina devo ringraziare il mio editore perché lui è anche un grafico e quando mi fece vedere questa copertina qua ho provato una grandissima emozione perché forse anche questi colori, questo disegno un po' naif ti catapulta un po' in una dimensione di bambino, no? E quindi nella sua semplicità in realtà va a colpire delle leve che un po' tutti abbiamo, quindi i nostri ricordi che possono essere con i nostri nonni, i nostri genitori o degli amici che avevamo quando eravamo piccoli, non necessariamente come Stella appunto il legame con i propri nonni o come potrebbe essere per me. E nel libro stesso ho voluto utilizzare una scrittura un po' più immediata, quindi non troppo arzigogolata, quindi più semplice, ma al tempo stesso il messaggio che ho voluto dare, spero, essere abbastanza profondo, perché ti va un po' a rimettere in discussione. Quindi oltre all'amore per i nonni c'è anche una messa in discussione di se stessi, il chiedersi se davvero siamo felici, quindi un qualcosa di un po' complicato poi, no, nella risposta, al di là di come sia scritto nel libro. Ma una domanda che apparentemente mi ha risposto già in parte, perché dicevo quanto effettivamente pesava scegliere le parole e fare un discorso che potesse essere semplice, ma nello stesso tempo rappresentativo completamente di tutto ciò che vuole rappresentare questo libro. Ma mi pare in parte mi ha risposto. Sì, ho voluto. Allora, ci sono tanti dialoghi tra le persone, tra i vari protagonisti, quindi non solo tra Stella e i propri nonni, tra Stella e le proprie amiche, eccetera. Quindi dialoghi che potremmo avere anche noi, no? Con le persone che ci sono care, anche la voce narrante, che sarebbe poi quella mia, dell'autrice, è comunque molto diretta, perciò forse è un libro che può essere letto un po' da tutti, anche da coloro che abitualmente non amano tantissimo leggere. In un momento magari di tranquillità, puoi leggere questo libro senza doverti impegnare troppo col cervello. E invece qual è stata la sensazione che hai provato quando in cui, avendo il manoscritto in mano, scritto, l'hai dato alla persona che chiaramente poi l'ha letta per la prima volta e vedendo le sue facce, quale sensazione hai provato quando in cui, inizialmente poi lui in silenzio legge il libro, poi c'è stato un momento in cui ha finito, ha fatto quella pausa di silenzio, quale sensazione hai provato nel momento in cui attendevi la risposta nel capire se quell'opera, quel prodotto era piaciuto o era interessante? Allora, quando ho iniziato a scriverlo, è stato mio marito Riccardo, che è il primo dei miei fan, e lui leggeva capitolo per capitolo, quindi ha seguito tutta la stesura e lo vedevo emozionato, cioè proprio i capitoli che lo portavano indietro, avanti nel tempo, a seconda, perché appunto ci sono degli orizzonti temporali diversi, lo emozionavano. Per intero l'ho letto a una mia carissima amica perché eravamo a fare una vacanza insieme, quindi prima di spedirlo alla casa editrice a cui avevo deciso di spedirlo, l'ho
l'ho letto a lei, quindi ogni tanto la guardavo con la coda dell'occhio, poi le ultime pagine era tutta con le lacrime, perciò ho detto sì, forse le è piaciuto, credo proprio di sì, per cui sicuramente una grande emozione, ma l'emozione più grande chiaramente è arrivata quando l'editore mi ha scritto dicendo che il libro gli era piaciuto tantissimo e mi chiese, guarda, se tu sei d'accordo io lo vorrei pubblicare, sono d'accordissimo perché ovviamente è stata un'emozione grandissima. E anche adesso, di mano in mano che i vari lettori mi scrivono sulla mia pagina, o anche le persone che l'hanno letto, che incontro, e mi dicono mi sono emozionato, mi è piaciuto tantissimo, è sicuramente una gioia immensa, per cui è sempre una conferma, insomma, di essere arrivata al cuore delle persone. E invece, qual è la domanda che ti hanno posto le persone che hanno letto il libro, oltre a farti i complimenti? A volte ti è capitato qualche domanda che ti ha sorpreso perché in realtà è andata a toccare forse qualche punto particolare nel libro che ti ha sorpreso, che hanno evidenziato quel fattore, quel momento, e tu anche hai dato una risposta che le hai rese ancora molto più felici rispetto alla stessa domanda? La domanda più ricorrente ti dirò, ma c'è un po' di te, vero, in Stella? Stella è la protagonista, ha delle caratteristiche che io le ho prestato, e non soltanto l'amore per i nonni, insomma, diciamo che può succedere, no? Che in ogni personaggio si nasconda un pochettino di noi. Quindi la domanda più ricorrente è questa. Quindi loro mi guardano come dire. C'è davvero un pezzettino di te in Stella? Allora sì, effettivamente un pezzettino di me in Stella si nasconde e quindi li vedi un po' più rasserenati, non so il perché. Comunque sì, questa è la domanda più ricorrente che mi si pone. E invece la sensazione quando in cui hai avuto per la prima volta la prima stampa in mano del libro, qual è stata? Dire io ho il libro in mano, hai per caso lì un libro a disposizione? La copia? Sono sul lavoro, non l'ho portato. Pensa che ce l'ho sempre con me, mannaggia, non ce l'ho qui. Però qual È era stata la giusto. sensazione che ho provato quando in cui dice La questo? sensazione è stata fantastica, Pietro, perché quando l'editore mi ha mostrato la copertina l'avevo vista in foto, quindi il PDF era il mio, quindi sapevo cosa ci fosse scritto, ma vedere tutto l'insieme è stata una grandissima emozione. Mi sono detta, è un sogno che si avvera. E invece la prima sensazione del primo autografo che hai scritto, che hai firmato con dedica, qual è stata? Le presentazioni che faccio quando vengono le persone felici di mostrarmi il libro che l'hanno preso ogni volta, quindi non soltanto la prima, ogni volta una conferma, è una grandissima emozione, cioè indescrivibile. È una soddisfazione perché quando tu scrivi qualcosa, che sia una canzone o che sia un libro, una poesia, è un qualcosa di molto tuo, molto personale. Quando poi decidi di renderlo pubblico, è per condividerlo, perciò svegli una parte di te stesso inevitabilmente. E sapere che qualcuno con gli occhioni lucidi, ti pone il libro, in questo caso, per dire guarda che l'ho preso, l'ho letto, mi è piaciuto, scrivimi qualcosa, è una gioia incredibile, è una grandissima emozione. E se avessimo dimenticato qualche particolare di quest'opera, perché poi già siamo ansiosi di attendere la nuova opera che è già in lavorazione, che cosa avremmo dimenticato se avessimo dimenticato qualcosina? Ma allora, guarda, per chi ci ascolta, magari può pensare che sia tutto un libro un po' fossilizzato su questo rapporto tra Stella e i propri nonni. In realtà c'è anche, appunto, come accennavo prima, forse un'analisi che ognuno di noi dovrebbe fare, credo, nella vita, no? Chiedersi se in questo momento è davvero felice, se sta facendo davvero ciò che voleva fare. E di conseguenza provare a vedere di cambiare qualcosa compatibilmente con tutto ciò che ci circonda, con chi ci sta vicino, per arrivare davvero alla felicità che non è così scontata. Quando vediamo persone felici, lo dico anche nel mio libro, non è che magari hanno avuto solo fortuna e come nonna Dalila si sono magari tanto impegnate proprio per raggiungere quelli che erano i loro obiettivi di felicità.
domanda più banale. C'è qualche artista, non solo perché la musica è cultura, la musica porta testi impegnati, i libri portano testi impegnati o frivoli, perché il bello della letteratura è bello perché si sceglie in quel momento, anche nei momenti. C'è qualche artista in cui effettivamente leggendo adesso ti accorgi che forse ti ha fatto crescere anche professionalmente e artisticamente, in questo caso letteralmente? Qui è una bella domanda perché io amo tantissimo i gialli, quindi io ho tutte delle letture. Adesso mi sono appassionata molto a Joël Dicker, che è questo scrittore, giovane scrittore, cioè ha cominciato a fare successo da giovanissimo. Lui è svizzero e scrive in francese. Comunque i libri sono anche in Italia, sono dei pacchi così, sono dei gialli molto belli, appassionanti, appassionati, appassionanti. Mi piace tantissimo Valérie Perrin, che è quella di Cambiare l'acqua ai fiori, per intenderci. Bussy, che è un altro giallista francese normanno della Normandia, che io amo alla follia. Quindi forse hanno una scrittura molto diretta, molto semplice, ma al tempo stesso gli argomenti possono essere complicati, no? Ecco, forse potrei dire che quelle letture lì mi hanno portato a scrivere in una maniera semplice, più diretta, per esprimere magari tutto quello che spero di aver passato ai lettori o di passare ai futuri lettori. Il mio libro è uscito il 14 di novembre, lo potete trovare in tutte le librerie italiane, se non lo trovate nell'immediato ve lo fanno arrivare in qualche giorno come qualunque altro libro. Lo potete anche ordinare dagli store delle librerie comodamente da casa, quindi tutte le librerie, compreso ovviamente anche Amazon, che non è una libreria, ma che ve lo manda lo stesso pure lei, quindi sono un po' dappertutto, lo potete scaricare su ebook, perché esiste anche lì, e questo per quel che riguarda l'acquisto del libro. Sarò in giro, spero, con parecchie date. Spero anche di andare nell'Italia centrale, anche nel sud, pian pianino, spostarmi per presentarlo. Quindi io ho la mia pagina, Paola Sbarbada Ferrari, dove pubblico un po' di cose, metto le date che mi porteranno in giro a presentare il mio libro di persona, che è una cosa che mi piace tantissimo, incontrare le persone, magari lettori che possono pormi delle domande. Se ci fosse qua Stella, vi direbbe: cercate di essere davvero felici, lasciando magari la vita che state facendo rinchiusi nella vostra gabbietta d'oro, e uscite, perché probabilmente tutto ciò che vi rende felici è fuori da questa gabbia che ci siamo costruiti. Questo me l'ha insegnato Nonna Dalila, che è l'altra protagonista del nostro libro. Saluto tutti, vi ringrazio, ringrazio te Pietro per l'ospitalità. E buon ascolto, buon proseguimento di ascolto. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.